18 ospitiamo sempre Daniela con molto piacere. È una cara amica e soprattutto fa cultura. Abbiamo già avuto diverse presentazioni. Ogni volta scopriamo qualcosa di nuovo. Ogni volta abbiamo sempre più paura a scrivere qualcosa su un pezzo di carta, perché qui ci giudicano in una maniera totale. Però io non voglio portarti a tempo, Daniela. Grazie per essere qui, grazie soprattutto per la simpatia e l'amicizia che date a Daniela e alla libreria. Quindi cominciamo a parlare di Piero Chiara. La premessa è questa: quello che vi racconto stasera non è esattamente quello che c'è nel libro, perché altrimenti vi tolgo il piacere di leggere il libro. Quindi sono sempre cose che riguardano Piero Chiara, la sua vita, il suo modo di essere, eccetera, la sua personalità, perché il mio studio è quello di scoprire il lato privato delle persone, dei personaggi dei quali mi occupo, non il lato pubblico ufficiale che conoscono tutti. E lo stesso lavoro l'ho fatto in altri libri e l'ho fatto anche per Piero Chiara. Per parlare di Piero Chiara dovrei incominciare un po' così dalle origini. Potrei dire, se avessi tanto tempo, vi direi c'era una volta e vi racconterei un sacco di cose, però qui il tempo stringe e dobbiamo essere un po' più sintetici. Allora, tanti anni fa, proprio quando ero giovane, anni 70, diciamo, inizio anni 70, mi trovavo sul lungo lago di Luino, che qui vedete in immagine attuale, non è certo come era allora. Perché? Perché aspettavo mia madre, luinese di nascita, che ogni tanto voleva che io la riportassi nel suo paese d'origine. E l'aspettavo con impazienza, in quanto mia madre era sempre in ritardo, proprio così per i fatti suoi, era il suo carattere. E a un certo punto la vedo spuntare proprio sul lungo lago di Luino in compagnia di un signore che non conoscevo. E arrivano tutti e due e lei mi dice: "Questo è Piero Chiara." Ed era proprio Piero Chiara, ci ha scambiati quattro parole. A me, detto sinceramente, non ha fatto una gran bella impressione in quel momento, però erano così quattro chiacchiere molto formali e basta, è finita lì. Poi io proprio mi sono dimenticata completamente di Piero Chiara, non mi interessava assolutamente. Ma cosa succede? Qualche anno fa, un po' di anni fa, poi mia madre muore ovviamente perché l'età era quella che è, e rimettendo a posto la casa in cui abitavano i miei genitori, ho trovato delle lettere autografe proprio di Piero Chiara che erano state indirizzate a lei, erano degli inviti a presentazioni, cioè loro avevano mantenuto dei rapporti perché erano coetanei, tutti e due di Luino, e quindi anche se poi avevano fatto vite diverse perché mia madre si era sposata, aveva avuto dei figli, era andata via, avevano mantenuto dei rapporti per cui mia mamma ogni tanto andava alle sue conferenze, alle presentazioni dei suoi libri e cose varie. Allora ritrovo queste lettere. E mi viene in mente quella che era stata la mia impressione iniziale. Allora, vediamo, adesso che ho in mano lo strumento dell'analisi della scrittura, cosa che allora non possedevo, andiamo a vedere chi è veramente questo Piero Chiara, cioè che cosa mi dice la sua scrittura di lui, e quindi incomincio a indagare su di lui. Questo è Piero Chiara, in una delle tante immagini ufficiali, così. Quello, io lo ricordo così perché poi non l'ho più visto di persona, eccetera. Chi era? Cominciamo dalle origini. Piero Chiara, come abbiamo detto, luinese, nasce 100 anni fa, quest'anno infatti è il centenario della nascita di Piero Chiara ed è stato anche uno dei motivi per cui ho voluto far uscire questo libro nel centenario. E nasce a Luino, però non è proprio un ragazzino proprio bravo bravo, nel senso che era molto scapestrato, gli piaceva di più invece che andare a scuola, gli piaceva di più bigiare, andarsene a spasso, fare insomma, era un po' un monello. E voglia di studiare zero assolutamente. Tant'è vero che i suoi genitori, con le mani nei capelli, avevano incominciato prima a mandarlo in un collegio a Stresa per cercare di fargli superare almeno le scuole fondamentali, e poi al famoso collegio De Filippi di Arona, di cui qui vedete la diapositiva. Però neanche questo passaggio attraverso i collegi è servito per
per prendere un diploma forse di un po' più elevato di quanto non sia arrivato. Infatti, il diploma che riesce a prendere poi da privatista dopo, insomma, un lungo e travagliato curriculum scolastico è il diploma di licenza complementare. Una volta, a quei tempi, esistevano le scuole complementari che erano una specie di scuola media, cioè era un triennio dopo le scuole elementari, che però dava direttamente la possibilità di accedere al lavoro per impieghi pubblici. Quindi questo era il minimo diploma che potesse servire per andare a fare un lavoro manuale. Infatti un lavoro da impiegato, da dipendente pubblico, cioè nei comuni piuttosto che in altri. Questo è il suo diploma. Appena ha avuto il suo diploma, che cosa fa? Riesce ad ottenere l'incarico presso di cancelliere, non un di cancelliere, di addetto alla segreteria delle cancellerie. Cioè e i suoi primi incarichi sono in Friuli. In particolare si ferma per un paio d'anni a Cividale del Friuli, che è stata la prima sua sede importante, ne combina di tutti i colori, non soltanto sul campo lavorativo, ma come vita privata, poi vedremo perché. Dopodiché, dopo la sua permanenza, torna a Varese, si stabilisce a Varese e intanto incomincia la sua vita dedita alle donne, al gioco delle carte, al bar, ovviamente, e al biliardo. Questo era il top della sua vita, che continuerà per sempre praticamente. Ho tenuto. No, no, aspettate, no, aspettate, aspettate. No, vabbè, niente, andiamo avanti. Ecco, sì, c'è un altro episodio della sua vita. Quando, durante il fascismo, ad un certo punto, non tanto per ideologia politica diversa, quanto piuttosto perché aveva fatto uno sgarbo a un altro gerarca fascista, è costretto a emigrare clandestino in Svizzera, fugge attraverso il confine svizzero e lì rimane in Svizzera. Prima viene internato come rifugiato politico, gira un po' tutta la Svizzera, soprattutto la Svizzera tedesca, finché a un certo punto arriva a Zuckerberg, dove però gli viene dato l'incarico di insegnante di italiano, storia e geografia, cioè è stato l'incarico forse più alto che abbia mai ricevuto nella sua carriera. Finita la guerra, torna in Italia. Ritrova il posto che aveva avuto la pretura presso il Tribunale di Varese. Questa è proprio una foto dell'epoca, se voi vedete anche come sono vestite le persone, le automobili, eccetera, una foto proprio risale a quegli anni. E lì resterà fino alla sua pensione, alla pensione, cioè fino ai 60 anni, quando andrà in pensione definitivamente. Abbiamo detto che la sua vita è una vita un po' particolare. Particolare perché affianca al lavoro, al quale è sempre stato per carità ligio, eccetera, altre attività. Però prima di vedere qual è la vera personalità di Piero Chiara, vorrei fare un piccolo excursus per chi non lo sa, di quale sia stato il metodo che io ho usato per analizzare la sua scrittura. Allora, ho usato il metodo della psicologia della scrittura, che chi mi ha seguito in altre sedi sa di che cosa si tratta, che è ben diverso dalla grafologia. Sono due, diciamo, due discipline che affini, però che hanno delle valenze molto diverse. La grafologia non è una scienza, la psicologia della scrittura è una scienza. Perché c'è questa differenza? E ve lo spiego. Perché la grafologia non è basata su un sistema grafico suo personale, ma arraffa a destra e a sinistra, mentre la psicologia della scrittura possiede un sistema grafico suo personale. Cioè, cosa vuol dire un sistema grafico? Vuol dire che attribuisce ad ogni segno grafico che noi mettiamo nella scrittura una particolare tendenza, un particolare significato. La grafologia non guarda l'aspetto psicologico, ma va un po' così a occhio a vedere le cose, mentre la psicologia della scrittura ha sviluppato un sistema psicologico suo ben preciso, per cui sa dirci chiaramente perché la nostra psiche scrive, mette un segno grafico piuttosto che un altro, quali sono le motivazioni dal punto di vista psicologico. La grafologia non ha delle leggi sistematiche, la psicologia della scrittura ce le ha. Le leggi sistematiche sono quelle che ci dicono perché
a questo segno grafico corrisponde questa precisa tendenza. Questa è la differenza, una delle differenze. Quindi la grafologia non è scienza, la psicologia della scrittura è scienza. C'è da dire di più, che per diventare grafologi ci sono tanti corsi che non richiedono nessun titolo di studio. Diventare psicologi della scrittura bisogna essere laureati e dopo la laurea almeno 4 anni di specializzazione, e questa è una differenza fondamentale. In questi 4 anni si studiano tutti gli aspetti della personalità applicati alla scrittura. Andiamo avanti. Allora, un'altra differenza è il fatto che nella psicologia della scrittura si usano dei sistemi di misurazione in decimi di millimetro di tutti gli aspetti della scrittura che si chiamano grafometri. Questo che vi ho presentato qui è il grafometro base, ma ce ne sono una ventina, che ogni analista della scrittura in chiave psicologica deve utilizzare per misurare ogni segno in decimi di millimetro. Sono misurazioni talmente precise che non possono nemmeno essere fatte col computer, cioè sembrerebbe anacronistico utilizzare questi, sono dei fogli trasparenti praticamente che si sovrappongono alla scrittura, ma se noi facciamo la scansione del nostro testo scritto e proviamo a misurarlo col computer, ci sono delle variazioni. Anche la variazione di un decimo di millimetro moltiplicata per 100 misurazioni ci dà degli sballamenti completi che non rendono più attendibile quello che diciamo. Per cui anche in quest'epoca, anche oggi, non abbiamo ancora trovato un metodo che sia un po' più veloce, perché non è facile fare le misurazioni con queste cose. Però vabbè. Poi allora, adesso vi spiego molto brevemente come mai dalla scrittura si arrivi alla personalità. Allora, le maestre a scuola in prima elementare insegnano a scrivere, giusto? Dico bene. Insegnano a scrivere a tutti i bambini con lo stesso metodo calligrafico, che è il metodo che insegna la loro maestra. Però le maestre possono dire chiaramente che ciascun bambino personalizza la propria scrittura, per cui già alla fine della prima elementare si riesce a vedere che questa è la scrittura di Pierino, questa è quella di Giovanni e così via. Ognuno. Perché? Perché ciascun bambino personalizza la propria scrittura? Perché la scrittura non è altro che la serie di segnali, di impulsi che vengono inviati dall'inconscio alla mano che scrive. E quindi, siccome l'inconscio varia da persona a persona, non, anche i segni che vengono messi sul foglio sono variati, variano da persona a persona, e questo è quello che è importante. Quindi noi possiamo dire che la scrittura, in questo senso, è da considerare come l'impronta digitale, è unica e irripetibile, non esistono due persone che scrivono allo stesso modo, cioè con la stessa scrittura, possono assomigliarsi, dire la scrittura è simile a quella, ma non è mai uguale, perché ciascuno mette del suo nella scrittura e quello che metto io non è mai uguale a quello che metteranno gli altri. Quindi la scrittura la possiamo considerare un ottimo test di personalità, ed è quello che io ho cercato di fare nell'analisi della scrittura di Piero Chiara, di cui adesso parleremo. Test di personalità che proprio attraverso l'analisi della scrittura arriva a una precisione di oltre il 95%, mentre qualunque altro test, tipo quelli che vengono fatti dagli psicologi eccetera, non superano mai il 60%, perché intervengono delle variabili nei test che vengono dati dagli psicologi, delle variabili che possono essere l'emozione, possono essere la sorpresa eccetera, che inficiano la validità del test. Il test della scrittura può essere fatto in qualunque momento anche in assenza della persona, per cui quando uno ha già scritto non è stato condizionato dall'emozione o da quant'altro, e saltano fuori nella scrittura effettivamente in tutti gli aspetti della sua personalità con una precisione di oltre il 95%. Oltre che test di personalità, la scrittura è anche un ottimo test di orientamento per vedere quali sono le predisposizioni in campo scolastico piuttosto che in campo lavorativo e quant'altro. Detto tutto questo, torniamo al nostro Piero Chiara, perché queste erano delle premesse per far capire a chi è digiuno di queste cose come ho cercato di procedere facendo questa analisi della scrittura di Piero Chiara. Allora, vediamo qua. Gli scritti che io ho preso in esame sono quelli, proprio volutamente, risalenti più o meno al periodo nel quale avevo incontrato Piero Chiara, perché proprio volevo vedere
come fosse, e se l'impressione che avevo ricevuto allora, che non era un'impressione molto, così, molto piacevole, corrispondesse o meno alla verità. Questo è un testo, una lettera mandata a mia madre, e nel quale si vede che apparentemente la scrittura scorre abbastanza, così, è una scrittura abbastanza sicura, abbastanza tranquilla, cioè, e soprattutto noi vediamo un segno, che è il segno aste grosse, che significa che la scrittura è stata, cioè che chi ha scritto ha premuto con la penna sul foglio, qui è stato scritto con una penna stilografica. Non so se voi riuscite a vederlo abbastanza chiaramente, ma vedete che è una scrittura non sottile, una scrittura abbastanza premuta. La scrittura, il segno aste grosse, cioè questa scrittura premuta, in psicologia della scrittura, significa che è una persona che si impone sull'ambiente, una persona sicura di sé, una persona che sa quello che vuole. Apparentemente è così. Però noi, se andiamo a frugare un po' più da vicino, vediamo che accanto al segno aste grosse c'è anche il rigo che scende, voi vedete qua, guardate qua come scende dall'inizio alla fine del rigo, vedete che c'è proprio questa discesa del rigo. Il rigo discendente contraddice il segno aste grosse, il segno aste grosse dice persona sicura, ma se una persona sicura è il rigo discendente vuol dire che non è tanto, così tanto sicura di sé, perché è della persona incerta, insicura, che è più pessimista che ottimista il rigo che scende. E quindi cominciamo già a vedere una contraddizione. Persona non completamente sicura di se stessa, una persona che forse non è così, diciamo così, spavalda come vorrebbe far credere. E infatti andiamo avanti a vedere altri aspetti della sua scrittura. Qui, in questo pezzetto di scrittura, troviamo un altro segno che ci dice come effettivamente la personalità di Chiara non fosse la personalità di una persona proprio sicura di se stessa, ma abbastanza insicura. Guardiamo qua, questo segno, vedete questa specie di gambetta che c'è prima della T, una gambetta che sale, sembra quasi una specie di puntello messo lì per sostenere la lettera. Si chiama riccio dell'insicurezza e noi non lo troviamo solo qui, lo troviamo qui, lo vedete nella L e nella T qua, e lo troviamo ancora qua, vedete lo stesso segno. Quindi non è così sicuro come apparentemente si voleva mostrare. Quindi c'è una duplicità di atteggiamento tra quello che voleva, come voleva apparire e come era in realtà. E andiamo avanti a vedere altri aspetti della sua personalità. Allora, qui vediamo anche un altro segno che si chiama la scrittura contorta. La scrittura contorta tiene conto dell'inclinazione degli assi delle lettere. Qui tracciamo i vari assi delle lettere. Vedete? Che caratteristica hanno questi assi delle lettere? Non sono tutti paralleli tra di loro, ma ogni tanto si incrociano. La scrittura contorta è la scrittura di una persona in genere anche ansiosa, ma soprattutto una persona che deve sempre indagare per trovare le proprie sicurezze, quindi non è di una persona sicura. E ci conferma quello che avevamo detto prima, non era così sicuro come volesse, però volesse far credere. Però in questo caso la scrittura contorta di Piero Chiara lo ha aiutato molto, perché il senso dell'indagare, il senso di andare a cercare, eccetera, lo ha aiutato nella creazione dei suoi personaggi, che vengono tutti descritti dopo una, diciamo, una accurata ricerca sulle loro caratteristiche, sui loro atteggiamenti, eccetera. Quindi dal punto di vista letterario è stato un buon segno, cioè ci dimostra che Piero Chiara era portato per queste cose. Non vi ho detto forse che Piero Chiara ha incominciato dopo la pensione praticamente a scrivere cose importanti, mentre prima aveva fatto sì altre cose, ma che non avevano avuto una grande risonanza. Andiamo avanti a raccontarci qualcos'altro su Piero Chiara. Allora, cosa possiamo dire adesso? Allora, parliamo delle donne di Piero Chiara. Ho detto, le donne erano il suo punto fermo, c'è qui cominciamo dopo ve lo dico, no? Tantissime donne, due mogli. Allora, la prima moglie che gli sposò
giovanissimo, a 20 anni, si chiamava Jula Schelbe, era una svizzera, che si erano conosciuti per caso perché entrambi assistevano ad un processo che faceva un certo scalpore, perché avevano scoperto entrambi di essere originari del Lago Maggiore, lei dalla parte svizzera, lui dalla parte italiana, e si sono sposati e hanno avuto un figlio subito, appena l'anno dopo, nasce il figlio Marco, in quel momento si separano, basta, fine del matrimonio e chiusa lì la faccenda. La seconda moglie è questa, non c'è immagine perché non si riesce a trovare sul web un'immagine della seconda moglie, che si chiamava Mimma Buzzetti. Questa Mimma Buzzetti fu... lui la conobbe che era già avanti d'età, intorno ai 50 anni, e convissero per circa 20 anni, lui nel frattempo le faceva ricotte di crude, e poi dopo 20 anni l'ha sposata. Questa era la seconda moglie, però questo non toglieva che lui avesse un sacco di altre donne, tutte donne però passeggere, niente di serio, di duraturo. Era fatto così. Perché era fatto così? Perché in realtà la sua scrittura, che non è particolarmente fluida, perché se voi guardate vedete che ci sono tanti segni che tornano indietro, questo per esempio, altri segni, questo contorcimento della Q, non è una scrittura che corre velocemente sul rigo. Se la scrittura corre velocemente vuol dire che io sono portato ad avere buoni rapporti anche con gli altri e anche interessarmi agli altri insieme ad altri segni ovviamente. Invece questa sua ritrosia gli impediva effettivamente di stabilire un rapporto di empatia con le donne che frequentava, una dopo l'altra, senza tanti problemi, ma senza stabilire proprio un contatto che andasse al di là della pura fisicità. Infatti c'è una testimonianza in un libro in cui si parla di Piero Chiara, Franco Montanari, no? Dice: la solitudine di un uomo che ebbe sempre una, tante donne vicino a sé, ma che non ebbe mai una complice, cioè non riusciva neanche con la sua seconda moglie, non è mai riuscito ad averne proprio un... Lei era buona, paziente con lui, lo sopportava e quant'altro, però non c'era proprio questa affinità, perché lui non era in grado, e la scrittura lo dice in questo senso. Fissato per il sesso fino all'estremo, era un grande estimatore di Casanova, di cui aveva curato anche le edizioni, eccetera, e poi era talmente nella sua pignoleria, l'aveva portato anche a fare una raccolta dei proverbi erotici lombardi, tutti li aveva raccolti, però non aveva mai pubblicato un libro. Il libro è stato pubblicato, penso ce l'abbiate anche voi, credo, in libreria, no? È stato pubblicato più avanti questa raccolta di proverbi erotici lombardi, che fanno parte di questo quadro di questa persona che era fissata esattamente su queste cose. Allora, questo per quanto riguarda il lato affettivo, eccetera. Dal punto di vista così della personalità, che cosa possiamo dire? Qui vediamo un altro segno, che è il segno larga tra parole, cioè un grande spazio lasciato tra una parola e l'altra. Che cosa vuol dire? Lo spazio lasciato tra una parola e l'altra era un grande realismo, di valutare le cose, andare a studiarle con cura, ma nello stesso tempo, se io vado ad analizzare tante cose, ho anche voglia di scoprire tante cose, per cui la sua vita è sempre stata alla ricerca di tante esperienze, di tante realtà, si è spostato anche, ha fatto anche tanti viaggi, soggiorni all'estero, e questo è proprio dato da questo segno larga tra parole. L'altro segno che compare caratteristico della sua scrittura è il segno di interlettera stretta. Qui sembra di rifare un discorso che ne sappiamo, vero? Cosa vuol dire interlettera stretta? Lo spazio lasciato tra una lettera e l'altra, che è molto, molto minore agli occhielli, che sono abbastanza grossi. L'interlettera stretta vuol dire che io lascio poco spazio agli altri, sono più concentrato su me stesso che sugli altri, e questo calza a pennello con la personalità di Piero Chiara. Vedeva se stesso, gli altri come accessori, se gli servivano bene, se non gli servivano non erano così importanti. Infatti gli serviva anche l'interlettera stretta, spiega anche come mai
Piero Chiara era uno che volesse sempre avere ragione e trovare, era un tipo di quelli che sono capaci con le parole di convincerti che l'asino vola, tanto per dire. E c'è proprio una testimonianza che dice qua, la testimonianza di Mauro Della Porta Raffo: era capace di incantare con i suoi racconti ed esercitava al meglio quest'arte, specie se gli serviva per distogliere qualcuno da posizioni ed argomenti in contrasto con i suoi. Quindi lo utilizzava in questo senso, questa dote che aveva. Poi un'altra caratteristica della personalità di Piero Chiara è data dagli occhielli scoperti. Che cosa sono? Gli occhielli sono le lettere A, O, D, G, Q. Questa è una O che però non è terminata. Scoperto vuol dire che non è terminata nel suo giro questa O. Quindi si lascia un'apertura, soprattutto l'apertura verso l'alto, adesso non sto a spiegarvi il perché e il per come, significa che la persona ha buone propensioni per l'arte. E infatti vediamo che Piero Chiara si è dedicato alla letteratura, però non solo alla letteratura, si è dedicato anche all'arte in generale, ha scritto delle prefazioni di libri, di presentazioni, di libri d'arte, ha allestito anche delle mostre. In particolare c'è un episodio che lo caratterizza tantissimo. A un certo punto si appassiona ad un pittore, che è Carnovali, detto il Piccio, un pittore dell'Ottocento che forse ha destato la sua curiosità perché era nato a Montegrino, cioè non lontano da Luino, la sua terra natale, e incomincia proprio ad avere il desiderio di possedere le opere del Piccio e di farne una mostra, che poi organizzerà a Varese. Però non aveva i quadri del Piccio, allora che cosa fa? Perché lui era fatto così. Vende di nascosto tutti i gioielli della seconda moglie, della Mimma Buzzetti, compra tutti i quadri e fa la mostra. Si dice che poi, dopo, glieli abbia ricomprati dopo anni questi gioielli, però intanto gliel'ha portati via senza che lei ne sapesse nulla e si è comprato i quadri. Era fatto così. Vediamo un altro segno particolare nella sua scrittura, il segno che si chiama apici ritorti. Cosa vuol dire? In alto a questa F, vedete questa linea che incomincia come una specie di inizio così in fatto in alto. Questo apice ritorto non fa altro che confermare quello che avevamo detto prima, cioè sotto una apparente spavalderia, un modo di essere così molto apparentemente molto, molto sicuro di sé, si nasconde una grande insicurezza. Era una persona insicura, un'insicurezza che può sfociare anche proprio in manie di precisione, manie di perfezione. Tant'è vero che una volta saputo della sua malattia, in Piero Chiara muore per tumore, una volta saputo della sua malattia, che cosa fa? Decide, mette per iscritto come dovranno svolgersi i suoi funerali, perché voleva il doppio funerale, uno a Varese, dove ormai abitava stabilmente, uno a Luino, che era la sua terra natale, lo scrive per Benino e scrive anche il suo necrologio da pubblicare sul Corriere della Sera una volta morto. Quindi pignoleria portata all'estremo, che è una forma di insicurezza. Chi è pignolo perché è insicuro, se uno non è sicuro di se stesso non ha bisogno di mettere i puntini sulle i, come si suol dire. E veniamo alla firma, questa è una delle tante firme di Piero Chiara. Che cosa possiamo osservare sulla firma di Piero Chiara? Due cose. Ma innanzitutto la premessa è che la psicologia della scrittura generalmente non considera la firma qualche cosa di importante, mentre i grafologi dicono: fammi vedere la tua firma e io ti dico chi sei. È sbagliatissimo, perché nella firma si mette solo il lato ufficiale di se stessi, non il lato normale. Il lato quotidiano lo si vede solo nella scrittura e solo dopo un po' di righe. Comunque ci sono delle cose che balzano subito all'occhio. Allora guardiamo la P di Piero e guardiamo la C di Chiara. C'è una bella differenza. La P di Piero è bella, grande, grossa, ha delle dimensioni piuttosto notevoli. La C di Chiara è semplicissima e piccolina. Cosa significa? Significa che Piero Chiara dava più importanza a Piero che non a Chiara.
cioè a se stesso come individuo, come Piero, che non come se stesso come appartenente alla famiglia Chiara. Non gli importava niente della sua famiglia, cioè non più di tanto, cioè metteva se stesso come persona davanti a tutto il resto. Questa è la prima osservazione che facciamo. Poi guardiamo il paraffo in basso, che sarebbe la sottolineatura della firma. Un paraffo un po' particolare perché ha dei movimenti di andata e ritorno che hanno un significato ben preciso. Vedete come incomincia? Comincia con questa curva, la vedete questa curva? Cioè ritorna indietro, poi ritorna subito in avanti, poi cosa fa? Gira e ritorna ancora indietro. Altro cambiamento di direzione, ritorna ancora in avanti, non contento. C'è l'ultimo pezzettino che torna indietro. Vedete, è tutto un continuo andare avanti e indietro. In questo caso c'è anche l'incrocio tra le linee che vanno avanti, cioè verso l'attualità, verso il futuro, e quelle che tornano indietro, i ricordi, la memoria, il passato, eccetera. Quindi è un miscuglio di, diciamo, di desiderio di andare avanti, ma nello stesso tempo di tornare al passato, cioè non dimentica il passato, il suo passato, e lo fa proprio, tant'è vero che le storie che racconta sono sempre storie di una vita passata rispetto a lui, cioè sua contemporanea, o qua, no, però si riferisce un po' sempre a tempi un pochino più indietro, ed è quindi una serie di contraddizioni, quindi è un uomo contraddittorio in tutti gli aspetti che noi abbiamo visto. Parliamo adesso di qualche curiosità. Di curiosità è piena la vita di Piero Chiara. Abbiamo detto, per esempio, il fatto che abbia venduto tutti i gioielli di sua moglie senza che lei lo sapesse. Una curiosità particolare è che Piero Chiara, nei suoi racconti e nei suoi romanzi, fa spesso riferimento al rapporto che esiste tra la scrittura e la personalità. Quindi anche lui sapeva che c'era questa, diciamo, questa possibilità. Infatti, in un racconto intitolato Feriti dalla sorte, dice così: i loro due nomi, uno tutto raccolto sotto la grande P di Protaso, sembra quasi la P di Piero Chiara, e l'altro Quintino scritto con l'iniziale minuscola, quasi in segno di sottomissione al fratello maggiore. Vedete, faceva queste osservazioni, queste considerazioni. Altra curiosità è il suo funerale, che lui aveva proprio programmato nei minimi particolari, perché però non è andato come voleva lui, sembrava quasi una comica il suo funerale. Perché? Perché c'era stato, lui aveva voluto, abbiamo detto, il doppio funerale, lui prima a Varese e poi a Luino. E quindi, mentre a Luino, al cimitero, aspettavano che arrivasse il funerale che proveniva da Varese, c'era stato qualcuno che davanti al municipio di Luino, delle autorità, che avevano deciso di far fermare lì il feretro per fare un discorso ulteriore prima di avviarlo al cimitero. E quindi il funerale era in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Nel frattempo era già stato programmato un altro funerale di un'altra persona che doveva avviarsi nel cimitero di Luino. E chi era questa persona? Era il padre di Dario Fo. Quindi che cosa succede? A un certo punto si vede tutto un corteo con bandiere rosse che cantava Bella Ciao e quant'altro che si avvia a Luino, e la gente che stava aspettando il funerale di Piero Chiara era convinta che fosse Piero Chiara che arrivava, e quindi dicevano: ma come mai, noi non sapevamo che avesse queste tendenze politiche. Quindi c'è stato un qui pro quo, invece era appunto il padre di Dario Fo, che era morto contemporaneamente, del quale si faceva. Quindi sembra quasi una cosa uscita dai suoi libri, dai suoi romanzi. Lui piaceva molto scrivere cose scherzose, no? Detto tutto questo, che spero di non avervi annoiato, vedete che ho tenuto anche abbastanza corta la cosa, vorrei tirare una conclusione. Conclusione: come potremmo rappresentare la vita e la personalità di Piero Chiara attraverso un esempio della scrittura? Con gli occhielli, con segno occhielli doppi. Cos'è l'occhiello doppio? Non è altro. Gli occhielli sono le lettere A, O, D, G, Q. Qui vedete due O che hanno ciascuna un doppio occhiello. Vedete, un occhiello grande a cui sopra si aggiunge un occhiello piccolo. L'occhiello doppio è segno di personalità duplice,
E questo si adatta benissimo a Piero Chiara, perché Piero Chiara è proprio un uomo dalle mille sfaccettature, da modo di essere apparente diverso da quello che era in realtà. E quindi attraverso questa immagine penso che si possa riconoscere veramente qual era la personalità di Piero Chiara e tutta la sua scrittura.